Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. E quindi questo libro qua, diciamo... Sono state semplicemente delle emozioni che ho trasferito. C'è qualcosa che fa ridere, c'è qualcosa che fa piangere. Ho pensato realmente al suicidio per la vergogna, sì. A risentirle oggi fanno gelare il sangue queste parole pronunciate alla fine di un'intervista che abbiamo fatto un anno fa a Luca Ruffino, che la sera del 5 agosto scorso ha deciso di togliersi la vita con un colpo di pistola nella sua casa di Milano. Trovarsi triturato mediaticamente sui giornali di mezza Europa, perché avevo comunque dei ruoli all'interno di società importanti e quotate, non è stato piacevole. Alla fine avevo preso una condanna in primo e secondo grado per tentativo di finanziamento illecito ai partiti. Tentativo. Beh, è durato 7 anni e mezzo, quindi non è di un paese civile, no? Non sappiamo ancora perché lo abbia fatto, ma quello che sappiamo è che oggi come allora si è trovato al centro di una tempesta mediatica. Oggi per la vicenda Visibilia, per cui non era indagato. Ieri invece, assolto solo in Cassazione per un'inchiesta che vedeva coinvolto un altro politico di centrodestra, il fratello del presidente del Senato, Romano La Russa. Ruffino aveva raccolto il suo lungo calvario giudiziario in un libro, autopubblicato, in cui si capiva fin dalla copertina la sofferenza. Dedico questo libro a tanti, troppi giusti che non hanno retto il peso della vergogna. Chiaramente è capitato in un momento particolare dell'epoca Formigoni, hanno tirato dentro poi La Russa, Marco Snato, insomma è andata come è andata. E proprio in questi giorni è emerso che Luca Ruffino dal 2022 era coinvolto in un'altra indagine per aggiotaggio riguardo alla sua società di gestione immobiliari SIF Italia. Potrebbe esserci anche questa nuova notizia dietro il suo gesto, anche se lui ufficialmente non era stato ancora informato. Sono un giornalista, cercavo Luca Ruffino. Sì, un altro appuntamento. No. Avevamo bussato ai suoi uffici senza preavviso durante un'inchiesta sulla Visibilia di Daniela Santanchè, che lui aveva preso in mano nonostante fosse già in piedi la richiesta di fallimento del tribunale. Ecco, chi gliel'ha fatta fare a imbarcarsi in una situazione così complicata? Amico della Santanchè, qualcuno ha scritto, il soccorso degli amici di Fratelli d'Italia? Abbiamo semplicemente valutato un'opportunità di business. Poi è indubbio, insomma, che uno dei ministri della Repubblica Italiana che si trova coinvolta, peraltro con un debito nei confronti dell'erario, faccia notizia. Insomma, una situazione veramente molto antipatica. È un'amica Daniela Santanchè? È una conoscente. Le ha chiesto lei, diciamo, di entrare? No, assolutamente no. La Santanchè è un debitore al momento perché vi deve, con le altre società, certo, che ha attualmente, certo, dei soldi. Di quant'è il debito che rimane ancora? Oggi attualmente siamo intorno ai 4 milioni di euro. Se la Santanchè, diciamo, con le sue società non dovesse pagare... Ci attiveremo con delle azioni giudiziarie per il recupero coatto delle somme. Non faremo sconti né alla senatrice Santanchè né a nessun altro. Un discorso è l'appartenenza, la fede politica, il credo, l'ideologia. Un discorso è il business, è l'imprenditoria, è il rispetto nei confronti degli azionisti che versano dei quattrini, nella maniera più assoluta. Nonostante la vicinanza politica, Luca Ruffino era stato netto nel dare responsabilità di bilanci e fallimenti a chi lo aveva preceduto alla guida di Visibilia. Ma oggi che non c'è più, anche i nuovi amministratori scaricano su di lui le responsabilità dell'ultimo anno. Non siamo entrati sicuramente per andare a ripianare i debiti fatti da altri. Quindi diciamo in questo momento che le ipotesi sono appunto di bancarotta, adesso non si sa se è fraudolenta o meno, truffa, false comunicazioni sociali, non riguardano, diciamo, voi che fate parte della nuova gestione. No, nella maniera più assoluta, ripeto, là dove... Eventualmente quindi Santanchè e Dimitri Kunz. Certo, là dove ci fossero state false comunicazioni sociali, false attestazioni sui bilanci che sono stati presentati nel corso del tempo, ne risponderanno personalmente e solidalmente.